L'Argentina è in piazza davanti al crollo dell'economia nazionale. Migliaia di studenti a Buenos Aires chiedono più fondi per la scuola. Ma intanto il peso argentino affonda davanti al dollaro, scendendo ai nuovi minimi storici. Il crollo arriva dopo che il Fondo Mondiale Internazionale ha aperto la possibilità di rivedere lo stanziamento dei fondi previsti per il salvataggio da 50 miliardi di dollari. In 24 ore la nostra moneta è stata svalutata del 25%, spiega un docente. La Banca Centrale Argentina corre ai ripari per cercare di salvare la divisa nazionale, alza i tassi di interesse di 15 punti percentuali, al 60%, i più alti al mondo. La decisione segue la richiesta del presidente argentino Macri al Fondo Mondiale di accelerare il versamento dei 50 miliardi di dollari. Il peso argentino è la valuta con la peggior performance al mondo nel 2018, avendo già perso il 50% nei confronti del dollaro alla fine del 2017.